Il consiglio numero 5 è di saper continuare la conversazione e soprattutto poi saper flirtare, perché il flirt, come dico sempre, è il livello 2 di conversazione, cioè il livello 1, il livello 0 è cosa le dico, non so cosa dirle, il livello 1 è ok, ho imparato a trattare argomenti infiniti con la ragazza, però il problema è che poi molte volte quegli argomenti sono sempre troppo piatti, platonici e noiosi, quindi bisogna arrivare a quello che è il livello 2 della conversazione, ovvero saper accendere l'interesse sessuale della ragazza attraverso le parole. Quello che si definisce flirt, quello che si definisce anche escalation verbale, quello che si definisce chiamatelo come cazzo volete. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approcciala.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi dal vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Un attimo che faccio un altro sorso. Sono un po' disidratato, quindi non so quanto stare qua a darvi consigli sul flirt, ce ne sono 500 miliardi, però per esempio, a parte che anche il flirt deriva in parte dall'assenza di paure, nel momento in cui voi riuscite a essere autentici, quindi a dire veramente quello che pensate, a non censurarvi, a non filtrarvi e in più vi siete tolti le paure, automaticamente vi esce il flirt. Io infatti il flirt l'avevo imparato così, poi dopo per spiegarlo a voi sono andato indietro a ripercorrerlo per tirare fuori tutti quanti i principi tecnici. Quindi si può imparare andando a togliersi le paure e imparando bene i principi di conversazione, soprattutto il concetto del non censurarsi. Perché la maggior parte delle volte in realtà a voi vengono in mente le cose, prima o poi vi sono anche offuscate dall'alcol, le cose che in realtà vorreste dire nella conversazione. Quindi, e le passate sempre attraverso uno scanner mentale di questo è giusto, questo è sbagliato, questo è giusto, questo è sbagliato. Il problema è che molte volte pensate di dover dire cose iper sofisticate alla ragazza, cosa che non è così. Saluto in discoteca, ma che conversazione sofisticata volete avere in discoteca? Quindi, ma anche in un appuntamento non è praticamente quasi mai necessario avere conversazioni che siano iper sofisticate. Quindi se però non c'è mai un po' di flirt, un po' di presa in giro, un po' di scherzo, assumete per esempio familiarità con la ragazza, che è una cosa che vi aiuta molto nel flirtare. Fate come se già la conosceste da tanto tempo. Mentalmente vi permettete di dire cose che sono un po' più sopra le righe. Quindi, non so, per esempio, un approccio che ho fatto forse un mese fa a una, che dopo tipo, non so, 2 o 3 minuti di conversazione non era proprio appropriata come cosa, ma fa niente, ok? Va bene lo stesso, soprattutto se poi avete calibrazione sociale va benissimo, perché potete anche sbilanciare l'interazione, magari dicendo cose che sono troppo sopra le righe, ma non è un problema se poi le sapete bilanciare con la calibrazione sociale. Dopo 2 o 3 minuti le avevo detto, le avevo chiesto di che nazionalità fosse il suo ultimo fidanzato, o tipo quanti fidanzati avesse avuto in totale. E tipo è scoppiata a ridere, cioè quando colpita, cioè colpita in positivo, è scoppiata a ridere. E, cioè, se non ci sono mai questi picchi nell'interazione, dove tra virgolette scioccate la ragazza in positivo, non ve la porterete a letto, perché è sempre piatta e platonica l'interazione. Quindi ci sono tante cose per il flirt, però ripeto, approfondite poi a chi interessa con il corso Mago della Discoteca. Il consiglio numero 6 per arrivare al sesso in discoteca è il fatto di saper gestire bene il contatto fisico fino al bacio. Quindi è una delle cose che in discoteca è vitale, il contatto fisico, soprattutto fin dall'inizio. Io approccio il giorno, il contatto fisico può andare tranquillamente molto più lento. Ripeto, poi le domande arrivo tra poco a rispondere. Se avete domande scrivetele, poi tra un attimo arrivo a rispondere. In discoteca parte fin da subito il contatto fisico. Addirittura se non fate contatto fisico già praticamente fin da quasi subito, l'energia dell'interazione muore molto velocemente. Quando poi iniziate ad avere un po' di esperienza, ve ne accorgete proprio. Come magari avete fatto un buon approccio, avete già fatto un po' di contatto fisico, ma se poi non fate evolvere l'interazione, verso magari spostarvi da qualche altra parte, verso magari addirittura un bacio dopo qualche minuto, l'interazione proprio lo sentite. Se avete un po' di esperienza, iniziate a sentire che l'energia dell'interazione muore. Mi ricordo una volta in discoteca con una che ero partito, cioè ero arrivato tipo al bacio in 1 minuto, cosa abbastanza tipica in discoteca. Dipende, però diciamo che non è una cosa così strana in discoteca arrivare al bacio anche dopo 1 minuto. Che tipo le avevo detto qualcosa del tipo, siccome io sono nato il 24 dicembre, quindi molte volte faccio come scherzo alle ragazze, come battuta, le dico, se capita nella conversazione, le dico lì che sono Gesù oppure sono Babbo Natale, a sua discrezione, può scegliere quello che vuole. Se tipo mi dice che vuole che sono Babbo Natale, le dico lì che posso portare dei regali e tipo le avevo detto che, okay, che regalo vuoi che ti porto? E lei mi ha detto, ah, non lo so, decidi te. Quel non lo so, decidi te, con tutto quello che era il contesto di quella situazione lì. In quel momento, con il contatto fisico andava alla grande, con anche lei addirittura faceva lei contatto fisico, era palese che mi stava dicendo, ok, baciami.
Quindi, e lì proprio l'ho sentito in quel momento come, cioè se non l'avessi fatto lì il bacio avrei perso un'occasione e l'interesse sarebbe andato giù. Per quando vi perdete le occasioni, l'interesse delle ragazze va giù, perché state dimostrando stupidità sociale. E siccome quella al contrario, l'intelligenza sociale è una caratteristica che crea attrazione alle ragazze, quando questa caratteristica manca, le ragazze perdono interesse. Quindi questo era giusto un esempio, però il fatto di avere, tra virgolette, un arsenale di, tra virgolette, mosse di contatto fisico, da cose più leggere, come una banalissima stretta di mano, a poi cose più intense, come per esempio il bacio, avere delle, tra virgolette, mosse in mezzo che aumentano gradualmente di intensità fino ad arrivare al bacio. In discoteca potete anche molte volte saltarne alcune di mosse, perché in discoteca appunto è tutto quanto molto più veloce, basatevi su come sta rispondendo la ragazza. Tutte le volte fate contatto fisico, se risponde positivamente sapete che potete anche saltare delle tempistiche, però chiaramente ci vuole un minimo anche di esperienza per capire quando una risposta è veramente iperpositiva. Ah, è una cosa che diciamo che riguarda il contatto fisico, che è un errore comune fatto da praticamente tutti in discoteca, è il fatto di limonarsela troppo. Il limonarvi troppo alla ragazza quando arrivate al bacio è sbagliatissimo, fate scendere la tensione sessuale, fate scendere l'eccitamento. Perché il bacio diventa una cosa scontata. Se state 3 ore a limonarvela, se state 1 ora a limonarvela, il bacio diventa scontato e non genera più eccitamento. E quindi la ragazza non è più invogliata a venire a casa con voi per arrivare al culmine della serata, che è il sesso. Voi pensate veramente che la gente che è in discoteca a limonarsi, le ragazze che li vedete, che magari li invidiate anche, voi pensate che siano tutti quanti poi a fine serata a scopare con quelle ragazze? No. Il 99,9% della gente che va in discoteca non scopa. Magari qualcuno poi scopa da primo appuntamento o da secondo appuntamento con quelle ragazze che hanno conosciuto in discoteca, ma è molto 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 raro che le persone vedete in discoteca poi arrivano anche al sesso con le ragazze. Molti non sanno neanche che possono portarsi a casa la sera stessa e molti non sanno come fare. E molti stanno semplicemente lì a limonarsi le ragazze. Un mio ex collega in un lavoro che facevo nel 2018, che mi diceva che lui era molto bravo con le ragazze, però faceva sempre questo errore. Tutte le volte andavamo in discoteca, sempre mi diceva: cazzo Luca, ma perché me ne limono sempre tutte, me ne limono 3, 4, 5 a serata, e poi sempre arrivano le amiche e me la portano via, dopo che sto a limonarmela per un po', mezz'ora, 2 ore, quello che è, e dopo un po' arrivano sempre le amiche che me la portano via. E certo, perché non devi stare lì a limonarti la ragazza, devi far muovere le cose avanti. Io la prima volta ho fatto sesso con una ragazza la sera stessa in discoteca, c'avevo proprio in testa questa cosa. C'era un formatore in America che tutte le volte diceva in inglese: don't be the make out guy, don't be the make out guy, quindi non fare il ragazzo che sa che se la limona e basta. E quindi la prima volta che ero arrivato, adesso no, ero arrivato al bacio altre volte in discoteca, però ero arrivato al bacio con quella ragazza, con una ragazza, e poi è stata la prima ragazza con cui ho fatto sesso da discoteca. Appena ci sono arrivato al bacio, c'avevo in testa questo formatore qua che in testa diceva sempre: non stare lì a limonartela, non stare lì a limonartela, non stare lì a limonartela. Quindi limonatevela ogni tanto, dipende, ogni 20 minuti, ogni 30 minuti, quello che è, per mantenere vivo l'eccitamento del momento. Ma poi fate muovere quella cazzo di interazione avanti, che non significa invitarla a casa dopo 2 secondi, fate muovere l'interazione avanti, spostatela in un altro punto della discoteca per andare a creare fiducia. In discoteca tutto quanto molto più veloce. La domanda è: perché vi sto dicendo tutte quante queste cose? Compratevi il corso Mago della discoteca. Perché vi sto dicendo le cose qui? Quindi, diamo giusto qualche altro consiglio. Quindi spostatevi all'interno dello stesso ambiente, perché in discoteca non c'è il cambio di location, c'è il cambio di location, ma all'interno dello stesso ambiente. Quindi magari approcciate nella pista a ballo e dopo 2 minuti la spostate, non so, al bancone per chiacchierare un attimo e magari prendervi un drink insieme. Ecco, non offrite un drink alla ragazza o tutte quante le ragazze, anche perché la serata diventa poi molto costosa. Offrite un drink a una ragazza soltanto se veramente pensate che quella situazione là possa andare per le lunghe. Quindi io molte volte, anzi praticamente sempre, la consumazione, molte volte quando entrate in discoteca avete la consumazione inclusa. Io non la usavo mai subito, me la tenevo sempre, e appena trovavo una ragazza con cui stava andando bene e che aveva anche una buona situazione logistica, usavo il drink come scusa per staccarla dalle amiche. Quindi tenetevelo in questa maniera strategica il drink, ma se approcciate al ragazzo dicendo di offrire un drink, cioè siete semplicemente l'ennesimo disperato che l'approccia durante la serata. Certe volte io che lo chiedo proprio per gioco alle ragazze: quanti ragazzi ti hanno già offerto un drink stasera? Cioè, e le risposte erano sempre almeno uno, due, tre, cioè, se non anche di più. Alcune ragazze lo fanno anche fra di loro, a gara, fra di loro con le loro amiche, chi si fa offrire più drink. Però sanno, ci sono un sacco di uomini che sono degli imbecilli disperati. E quando è che si è disperati? Quando non si ha idea di come si fanno le cose e si tentano le uniche cose che si sanno, cioè, ma tentare le uniche cose che si sanno, se fino ad oggi non hanno mai funzionato.
funzionano a un certo punto magicamente, quindi va imparato un metodo funzionante. Quindi comunque andiamo avanti al consiglio numero 7, che è il saper invitare una ragazza a casa o in macchina, appunto dopo aver creato la fiducia giusta, che era quello che vi dicevo un attimo fa, quindi spostarla attraverso i diversi ambienti della discoteca, quindi per esempio, non so, la approcciate nella pista ballo, la staccate poi dal gruppo e la portate magari al bancone a chiacchierare un attimo, potrete magari lì prendervi un drink insieme, magari dopo andate a sedervi sui divanetti, su dei divanetti, da lì magari arrivate al bacio, magari dopo da lì la riportate a ricongiungervi con le amiche, perché una delle cose importantissime poi è anche farvi amiche le amiche, portarle dalla vostra parte, altrimenti non vi lasceranno andare poi con il vostro target a casa, non accetteranno poi il fatto che la loro amica si stacchi dal gruppo per passare tutta quanta la serata con voi. Quindi è importante anche a un certo punto attivamente tornare dalle amiche per interagirci un attimo e farvi le amiche. E quindi dipende, ci sono diversi ambienti in cui vi potete spostare durante l'arco della serata. Ok? Quindi, cosa molto importante, vanno seminate delle possibili attività che potete fare poi o a casa o in macchina. Le più tipiche sono il mangiare, il bere qualcosa e poi saper fare un invito fatto correttamente. Di solito, se una ragazza è abbastanza aperta mentalmente, prima di fare un invito per andare a casa ci metterete fra i 45 minuti e un'ora e mezza, se la ragazza è anche abbastanza aperta mentalmente, se no ci vorrà di più. Ma è tutto quanto molto più veloce rispetto a quello che è l'approccio di giorno e a quello che è un appuntamento. Quindi in discoteca tutto quanto molto più veloce. L'ho visto le ragazze, esco proprio appositamente con lo scopo di conoscere, di fare conoscenza. Quindi fate anche un favore alle ragazze, imparate come si fa a interagire correttamente con le ragazze in discoteca e fategli vivere una positiva esperienza, anziché l'esperienza di merda che vivono costantemente con gli altri ragazzi, imbecilli, ubriachi, che non hanno la minima idea di come si fa con le ragazze. Che è veramente penoso, cioè più la gente è ubriaca, più è veramente penosa, più si rende ridicola. Per chi voi non sapesse, io vivo a Dubai dal 2021, dove non puoi in realtà di base comprare alcol così a caso, faccio giusto questa piccola parentesi, e cioè, in termini di qualità della vita, cioè, è perfetto, ti senti sicuro, non vedi, non ci sono ubriachi in giro, sono adesso qua in Giappone da tipo 7 giorni. E a volte, cioè, vedi gli ubriachi per strada, vedi la gente ubriaca. Solito il primo giorno, fuori dall'hotel che c'era gente che si picchiava, ubriaca. Cioè, di solito quando la gente è ubriaca non è che fa poi buone cose. Quindi, cioè, non rendetevi ridicoli con l'alcol. Molto meglio senza alcol in termini se volete ottenere risultati. Ah, anche perché poi se vi alcolizzate troppo durante la serata, quando poi se per caso doveste arrivare a fare sesso con la ragazza, non vi si alza, nella maggior parte dei casi. Poi se avete un testosterone altissimo, tranquillamente non sapete neanche che cosa siano problemi di erezione, ma per un 80% di uomini che invece non hanno un testosterone estremo, gigantesco, se vi alcolizzate troppo, quando poi avete problemi di erezione, quando siete nel momento del sesso, lì è brutta. Lì è brutta, quando non vi si alza in quel momento lì. E soprattutto c'è anche la stanchezza della serata in discoteca, cosa che non aiuta poi in termini di performance sessuali. Infatti la prima volta che fate sesso di solito è quella peggiore in termini di performance sessuali, perché c'è sempre la stanchezza della serata, la stanchezza dell'appuntamento, ma c'è anche dell'alcol di mezzo, che di solito poi le cose iniziano a migliorare dalla seconda scopata, dalla terza scopata, eccetera, perché di base non c'è più tutta la stanchezza dell'interazione. E il consiglio numero 8, diciamo che è l'ultimo step dell'interazione, è il prendere il numero di telefono. Per molti di voi può sembrare strano, ma come alla fine prendi il numero di telefono? Cioè, mi hai parlato prima del fatto di fare l'appuntamento e del fatto di avere sesso, e poi dopo mi parli del fatto di prendere il numero di telefono? Sì, perché di base, nel momento in cui l'interazione va correttamente, nel momento in cui fate tutto quanto corretto, non c'è motivo per cui non dovreste puntare ad arrivare al sesso. Cioè, adesso tipo un poliziotto che sta controllando, non vi giro, forse lo potete vedere da riflesso, sta controllando la lobby dell'hotel, vediamo se mi viene a dire qualcosa, però. Io sono qua, infatti sono tipo l'unica persona qua nella lobby dell'hotel che sta facendo un video. E nel momento in cui fate tutto quanto correttamente potete arrivare tranquillamente al sesso, cioè ci sono sempre delle ragazze durante la serata con cui potete arrivare al sesso. Quindi nel momento in cui non è possibile, allora lì si va per il numero di telefono. Ma non deve essere la prima scelta. La prima scelta non deve essere mai il numero di telefono, neanche negli approcci di giorno. Quindi controllate sempre prima la situazione della ragazza, se è abbastanza libera, se le cose stanno andando bene, si può tranquillamente arrivare al sesso. Potete fare un'interazione lunga. Anche che magari fate un'interazione lunga, ma poi non arrivate al sesso, da lì poi prendete il numero di telefono. Ma non prendetelo subito dopo 10-15 minuti di interazione, dopo 5 minuti, dopo 1 minuto, dopo 2 minuti, perché non ha alcun senso. Non ha alcun senso, soprattutto se la ragazza era libera. Perché
soprattutto se la ragazza era interessata. Nel momento in cui la ragazza è libera ed interessata e voi ve ne andate via dall'interazione, la ragazza perde interesse. Questo è uno dei motivi per cui molte volte non rivedete le ragazze, perché la ragazza era interessata, magari era anche libera, magari eravate anche voi liberi, le fate vedere che non avete capito un cazzo, le fate vedere stupidità sociale. Quindi, ora, se voi veramente eravate occupati, però in discoteca non c'è questa cosa, in discoteca non siete occupati, cioè se andate in discoteca è perché di base avete svariate ore libere, avete la serata libera, non c'avete poi l'impegno di solito alle 3 di notte, alle 4 di notte, alle 5 di notte, a meno che non siete un deficiente come me che fa le live alle 3 di notte, alle 4 di notte, o quello che è, quindi, però di base, una battuta così, però di base non è che poi avete altri impegni in discoteca, quindi se la ragazza è interessata ed è disponibile per fare un'interazione lunga e voi ve ne andate, e poi lì è anche doloroso perché molte volte poi la vedete qualche ora dopo, un'ora dopo, 5 minuti dopo che sta limonando con un altro e lì poi vi rode, lì poi fa male. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti diretto nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione e prenota una consulenza gratuita.